Circa 1.800 biglietti venduti, 5 Pro Loco presenti e 10 associazioni per circa 120 volontari dislocati in tutto il centro storico. Sono questi i numeri di In Gir per Fan, l'appuntamento dell'estate fanese che si è svolto giovedì 8 agosto. Un evento apprezzato da tutti, giovani, adulti e turisti, poiché riesce a coniugare enogastronomia, cultura ed intrattenimento. Punto di partenza Piazza 20 Settembre, dove dalle ore 19 alle ore 21 i numerosi partecipanti hanno potuto ritirare il kit contenente il calice per la degustazione dei vini e la mappa del percorso enogastronomico. Organizzatore della 12ª edizione della tradizionale passeggiata degustativa, la Proloco di Fano, sempre attiva e protagonista degli appuntamenti fanesi, con il supporto del Comune, dell'Umpli e della Regione Marche. 9 punti di degustazione, incluso lo stand riservato ai celiaci, che erano distribuiti lungo il centro storico, che hanno offerto un ricco menù tra le prelibatezze locali. Sicuramente è andata molto bene. Devo essere sincero che quest'anno, sicuramente anche a merito delle esperienze passate, le file sono state molto più fluide, molto più veloci, addirittura in alcuni stand sono riusciti anche a non farle, e questo vuol dire che sicuramente è andata molto bene, anche perché i numeri indicativamente sono stati quelli dell'anno scorso. Stiamo parlando di circa 1.800 persone che hanno partecipato all'evento, quindi tutto sommato posso essere solo che soddisfatto. Le novità sono secondo me andate molto bene, sia per quanto riguarda la moretta, che è chiaramente un po' il simbolo della nostra città, ma soprattutto anche per quello che riguarda la cosa che abbiamo fatto per chi ha problemi con il glutine, che non ha avuto una gran risposta sulla parte dei biglietti, perché alla fine ci sono state circa 35 presenze. Però, onestamente parlando, sicuramente le persone che sono venute sono rimaste molto contenti e la cosa è piaciuta veramente tanto, quindi sono convinto che in futuro la cosa andrà sicuramente a crescere. Quindi un evento riuscito molto bene, un'edizione che insomma è stata molto positiva per tutti, e anche la città, visto che ha risposto molto bene, quindi più che soddisfatto. Sono saliti a 14 anche i monumenti rimasti aperti fino a tarda serata, grazie alla collaborazione con i ragazzi degli istituti scolastici, che hanno fatto da ciceroni a tutti i visitatori. In Gir per Fan è diventato uno degli appuntamenti, diciamo, dell'estate fanese, grazie alla Proloco Fanon Fortuna e ai tanti volontari che veramente rendono possibile questa grande iniziativa che riguarda tutto il centro storico. Il Comune, oltre al patrocinio, ha dato anche, diciamo, l'apertura dei musei, di tutti gli spazi culturali della nostra città, e devo dire che comunque è anche un fenomeno per avvicinare non solo fanesi ma anche i tanti turisti che sono presenti in città alle tante bellezze che abbiamo nella nostra città. A concludere la serata in Piazza 20 Settembre, il gruppo musicale italiano Il Giardino dei Semplici, che nel 2024 ha compiuto 50 anni di attività, esibendosi in oltre 2.000 concerti in Italia e all'estero. Lei ha già ritirato il kit di In Gir per Fano? Sì, abbiamo già ritirato il kit e siamo proprio pronti e molto carichi per la serata che si presenterà, dimmelo tu, bellissima! Sicuramente, ma cosa vorrete degustare? C'è un piatto in particolare? Allora sì, tutto meno vegano, quindi qualsiasi cosa si presenta ci diamo addosso. Quindi tagliatelle, tartufo, crostolo, tutto? Guarda, con quelli lì 7 piatti. Poi dopo ci si viene a scaldare un po' con la musica? Sì, dopo vediamo un po', se un po' di movimento sa che ci vuole. Due ragazze da Rovigo che per la prima volta assaggiano la moretta, com'è? Allora, posso dire buona, cioè un caffè corretto, però corretto bene, quindi abbastanza dolce, quindi no. Io la consiglio, se posso dire, rispetto a un corretto grappa, un qualcosa di più forte. Quindi. Siete qua in vacanza? Sì, siamo qua un paio di giorni. Siamo venute a trovare un'amica, quindi stiamo qua 4-5 giorni, così. Com'è Fano, bella? Sì, dai, ovvio, molto bella, ci piace, sì, bella attiva, certo. Ci torneremo. Esatto. Francesca, tu hai preso del cibo celiaco, sì, che cosa in particolare? Allora, mi hanno fatto la lasagna e anche la piadina, molto buone. Quindi era ottimo tutto. Assolutamente sì, assolutamente, davvero. Cosa pensi di questa iniziativa di mettere anche un punto proprio appositamente per i celiaci? Ottimo, ne avevamo bisogno. Al In Gir per Fan in realtà ho già partecipato, però questa volta senza, con anche le stazioni senza glutine, sicuramente hanno fatto bene, diciamo, hanno contribuito.
Eri in compagnia di chi stasera? Amici, quindi ragazzi, anche ragazzo. Da Falconara a In Giro per Fan, com'è questa serata? Una serata molto bella, divertente, un sacco di bella gente, organizzato tutto molto bene e la consiglio a tutti. La musica le è piaciuta? Musica molto bella, e ci sono diversi stand, diversi gruppi musicali e sì, sì, ne è valsa veramente la pena. Da buona pugliese com'era questa polenta? Ottima, ottima. Era la prima volta che l'assaggiavi? Sì, 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 veramente. Ti è piaciuta? Buona. Molto. Quindi com'è andata la serata? Molto bene. C'è qualcosa che ti è piaciuto di più in particolare? In realtà tutto, poi appunto ho assaggiato piatti nuovi e quindi mi è piaciuto molto questo, la novità, ecco. Invece tu? A me è piaciuto tutto, la serata, infatti ringraziamo l'organizzazione, e io sono di Fano invece e avevo partecipato anche l'anno scorso, sempre una buona manifestazione. È anche uno ritrovarsi con gli amici? Sì, certamente. Brindiamo a questo evento. Voi ragazzi siete di Fano? Sì, sì, siamo tutte fanesi. Quanti siete stasera qua? Una decina più o meno. Ci sono dei ragazzi ma ci hanno abbandonato. Ma io ho visto che oltre a mangiare avete anche cantato questa sì, sera. Sì, ci proviamo più che altro, sì. Adesso nessuna fa la cantante, però ci piace. Però vi siete divertite? Sì, molto. Tanti. Tantissimo. In Giro per Fan è uno degli eventi più belli di questa città. Cosa vi piace di più? Sicuramente il clima conviviale, è bello proprio. Cioè, è bello stare insieme e condividere questi momenti. Partecipate da sempre? Sì, sì. È tradizione, è tradizione.